1.2.2 del syllabus. Usare la guida help disponibili. La guida è un manuale che spiega come si usa il programma. Tutti i programmi di Office hanno una guida. Diciamo che in generale tutti i programmi per computer hanno una guida. E più o meno si accede alla guida in quasi tutti i programmi nello stesso modo. Il modo, diciamo, più facile è sempre quello di schiacciare il tasto F1 sulla tastiera. Il tasto F1 normalmente è associato alla guida, proprio perché è un tasto molto facile da trovare. La guida deve essere una cosa immediata, perché può capitare di trovarsi nel problema che non si sa che cosa fare, e si schiaccia il tasto F1. Quando si schiaccia il tasto F1 su Word si apre questo piccolo pannello laterale chiamato guida. Allora, la guida io la posso sfogliare a modo mio, quindi schiaccio inizia, mi spiega, vedete, creare un documento in Word, mi spiega le prime operazioni che si fanno. E allora metto un attimo, potrei anche guardarmi il filmato che mi dà informazioni su Word e praticamente quindi lavoro ben fatto, inizia con un'idea. Ti mostreremo come usare Word per dare vita alle la tue idee, gli voce strumenti di è collaborazione, modificare. una volta letto il primo argomento, posso passare a quello successivo. Qua in fondo c'è successivo, salvare il documento in OneDrive. Vado nel successivo, non mi ha preso il click, eccolo. Questo è l'argomento successivo e mi spiega come salvare in OneDrive. Andiamo ancora avanti, progettare, modificare in Word. Ok. Questo praticamente è una specie di percorso per imparare, è un percorso già fatto per imparare. A voi in questo momento non serve tanto, perché voi state già imparando con me, quindi non vi serve andare a vedervi tutto il percorso dall'inizio. Quello che invece vi può servire è: non mi ricordo come si fa una cosa che il professore mi ha spiegato, la vado a cercare. Quindi io posso andare qui dove c'è in alto la casellina bianca e scrivere un argomento di cui io voglio sapere informazioni. Per esempio, voglio informazioni sugli elenchi puntati. Poi vedremo cosa sono. Quindi ho scritto elenchi puntati, è un esempio, potremmo mettere qualunque altra funzione di Word. Elenchi puntati, scrivo, schiaccio invio. E qua mi viene tutta una serie di argomenti in cui si parla degli elenchi puntati. Per esempio, creare un elenco puntato enumerato. Allora, io volevo sapere come faccio a crearli, perché non me lo ricordo. Schiaccio qui e mi si apre. Anche qui vedete che c'è una bella guida. Facciamo partire. La guida. Mentre scrivi, digita 1 e un punto. Quando premi barra spaziatrice, Office riconosce l'elenco e inizia a formattarlo automaticamente. Ecco, la guida ha questa voce metallica tremenda, perché non è una vera persona che parla, ma è una voce sintetica. Quindi, fortunatamente, noi professori abbiamo ancora una voce più piacevole rispetto a quella di un computer che parla, e magari anche più calda e più simpatica, speriamo. Quindi, niente, andiamo avanti. E la guida si chiude. Se voglio ritornare all'inizio della guida, schiaccio qui la casetta, se no con la freccia indietro ritorno all'argomento di prima.
Quindi casetta, ritorno sempre nell'inizio della guida. Quindi posso seguire uno di questi percorsi che ci sono qua. La guida la chiudo schiacciando la X. Un altro modo per aprire la guida è andare sulla scheda guida. Qui c'è proprio una scheda fatta apposta che si chiama guida nella barra multifunzione. Quindi schiaccio guida e si apre questo. Vedete che c'è guida e si apre di nuovo il pannellino laterale. E poi c'è anche un altro tasto che è mostra formazione. Mostra formazione, che cosa mi fa vedere? Di nuovo mi fa vedere una serie di guide che mi accompagnano passo passo a imparare a usare Word. Per esempio, proviamo ad andare a vedere formattare il testo. Schiaccio formattare il testo, aggiungere formattare il testo e di nuovo c'è un video con la sua guida, con la sua voce metallica e la cosa più interessante invece è quello che è scritto sotto che mi fa vedere come posso fare a formattare il testo. Ok.